Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, come state? Oggi tutorial in collaborazione con il sito Elbiz, sarà precisamente un creiamo insieme con le perline in versione editata e questa è Nina che abbaia. Non ho preparato nulla, infatti andremo a crearlo adesso insieme. Cosa ho intenzione di realizzare? Un paio di orecchini utilizzando questi rivoli Swarovski in colorazione acqua marina da 12 mm, che sono davvero uno spettacolo. Ed eccoli qui. Questo è il codice del prodotto, ovviamente tutti i link ve li metterò anche in descrizione. E poi semplicemente volevo utilizzare anche questi bellissimi pendenti in acciaio che ho preso sempre dal sito di Elbiz per andare a realizzare un orecchino davvero molto carino, elegante, raffinato, qualcosa che sia lineare ma al tempo stesso davvero molto molto carino. Quindi niente, adesso andiamo a sperimentare insieme. Siete pronti? Iniziamo! Ovviamente tutti gli altri prodotti ve li linko in descrizione insieme al codice sconto. Ho deciso di incastonare il mio Rivoli da 12 mm con le Rocaille della Miyuki, le 110. Per incastonare appunto un Rivoli da 12 mm ci occorrono esattamente 28 Rocaille della Miyuki. Io sto utilizzando queste qui prese sempre dal sito di Elbiz, le 4202, e sono appunto le DuraCut Galvanized Gold. Quindi adesso vado ad aprire questa confezione e andiamo ad incastonare il nostro Rivoli Swarovski da 12 mm. Come filo ho deciso di utilizzare il filo della Miyuki in colorazione oro. Come ago sto utilizzando il mio ago stortignacolo della Pony misura 12. Inserite 28 rocaille della Miyuki sul vostro ago e poi iniziamo l'incastonatura. Rieccomi, ecco qui le 28 rocaille della Miyuki. Adesso rientro in tutte le perline andando in direzione opposta e chiudo la lavorazione a cerchio. Questo è il risultato e adesso vado a lavorare al peyote circolare, quindi una rocaille sul mio ago. Io ho effettuato tre nodini in questo punto e ho unito anche i due fili con altro piccolo nodino in questo punto qui. E adesso una rocaille, salto la rocaille che viene subito dopo e mi rinfilo nella terza rocaille. Vado a lavorare appunto al peyote, quindi salto sempre una rocaille della base e mi rinfilo nella rocaille che viene subito dopo. Tirate bene il filo, questo è il risultato. Quindi vado avanti saltando sempre una rocaille della base. E ovviamente vado avanti fino alla fine del giro. L'ultima rocaille va in questo punto qui e rientriamo con l'ago sia in quest'ultima rocaille e anche nella prima rocaille inserita di questo giro, in queste ultime due. Rieccomi, questo è il risultato. L'ultima rocaille inserita, eccola qui, ve la sto indicando con l'ago, e sono ripassata appunto in queste due, come vi dicevo prima. Adesso inserite una 15-0 sul vostro ago e rientrate nella 11 che viene subito dopo. Andiamo a chiudere l'incastonatura, quindi sempre una 15 e ripassate nella 11 che viene subito dopo. Una 15 e ripassate nella 11. Ovviamente vado avanti fino alla fine del giro. Rieccomi, questo è il risultato, fuoriesco esattamente da una 15-0. Adesso di nuovo una 15-0 sul nostro ago e poi rientrate ovviamente nella 15-0 che viene subito dopo e tirate sempre per bene il filo, quindi una 15 e rientrate nella 15 che viene subito dopo. Io continuo fino alla fine del giro. Rieccomi, ho inserito anche il rivolo all'interno e sono ripassata nella lavorazione per risbucare dall'altra parte, dalla rocaille appunto 110 posta sul retro della lavorazione. Adesso a questo punto vado a realizzare anche sul retro due giri di rocaille 150, quindi una rocaille 150 e rivado nella 110 sporgente in modo da chiudere l'incastonatura sul retro. Ovviamente realizzo i due giri di rocaille 150 e ritorno da voi con l'incastonatura terminata. Rieccomi, questa è l'incastonatura appunto terminata. Questo è il retro con i due giri di rocaille 150. Adesso sono esattamente in queste rocaille qui 110 del lato. In pratica sono tre giri di rocaille
11.0, questo è il primo da dove fuoriesce il mio filo, poi c'è il secondo che è questo qui centrale e poi c'è il terzo. Io fuoriesco appunto da questo, dal primo, inserite 3 rocaille 11.0 e poi vado ad inserire anche la barretta questa qui in acciaio e di nuovo altre 3 rocaille 11.0 della Miyuki. Porto il tutto alla fine del filo e come vedete io fuoriesco appunto da questa, salto la seconda, salto la terza e mi rinfilo nella quarta rocaille. Ed eccomi qua e tiro il filo in questo modo. Adesso risalgo nella rocaille, questa qui parallela da dove fuoriesce il mio filo, vedete? Qui fuoriesce il mio filo, io risalgo nella rocaille in alto parallela, di nuovo 3 rocaille 11.0 e rientro solamente nel modulo, questo qui nel pendente in acciaio, di nuovo 3 rocaille 11.0 e rientro sempre nella perlina parallela di partenza, cioè questa qui. Ok, in questo modo ho fissato appunto il pendente in acciaio sia davanti e sia sul retro della lavorazione e questo è al momento il risultato. A questo punto poi sono ripassata nuovamente all'interno di queste rocaille qui sul retro, cioè queste tre, di nuovo il pendente e poi sono ripassata in queste due rocaille qui sul retro. Vedete? Il mio filo fuoriesce appunto da quella perlina lì. Adesso inserite 2 rocaille 11.0, un cipollottino, io l'ho scelto in questa bellissima colorazione rosa, e poi nuovamente una rocaille 11.0. Quindi questa è la sequenza, io fuoriesco da queste due e mi rinfilo esattamente in questa è la perlina parallela, questa che sto indicando adesso con l'ago. Salto queste altre due perline parallele e mi rinfilo in questa centrale qui, sopra alle due rocaille parallele. Vedete? Adesso nuovamente una rocaille, un cipollettino e 2 rocaille, ho alternato la sequenza e mi rinfilo sempre nella perlina centrale, mi rinfilo in questa qui. Come vedete, quest'ultima decorazione mi sono esattamente rinfilata sempre nella perlina centrale. Questa è la perlina centrale di partenza, ne ho saltata una centrale e mi sono rinfilata appunto nell'altra. Adesso questa lavorazione, questa qui, vado a farla anche dall'altra parte, quindi ripasso anche nella perlina questa qui 11.0 qui in alto, questa, riscendo in questa qui dall'altra parte. E riscendo in tutte le perline, ovviamente per andare dall'altro lato, quindi vado a zig zag sia nelle 11 che nelle 15.0 in modo da risbucare dall'altra parte. A questo punto, visto che mi trovo qui, mi rinfilo anche in queste tre rocaille, mi rinfilo anche nel pendente, giro il lavoro, mi rinfilo in queste due rocaille e adesso vado a rifare i medesimi passaggi anche dall'altro lato.
Questo è il risultato. Come vedete, ho rifatto la stessa identica lavorazione anche dall'altra parte. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui centrale. Adesso inserite 2 rocaille 11.0, un cipollottino e 3 rocaille 11.0. Questa qui è la sequenza. Ed eccola qua. E rientrate esattamente sempre nella perlina centrale. Ne saltate una. Io fuoriesco da questa che vi sto indicando adesso con l'ago. Saltate questa e rientrate appunto sempre nella rocaille, questa qui centrale, e tirate il filo in questo modo. Adesso vado ad invertire la sequenza, quindi 3 rocaille 11.0, il cipollottino, e 2 rocaille 11.0, ed eccola qua. E rientrate sempre, saltate una rocaille qui centrale e rientrate in questa qui, che poi è dove è posta anche l'altra decorazione, e tirate il filo. E questo è il risultato al momento. Aspettate che allargo. Io la trovo davvero deliziosa anche già così. Mi ricorda tanto una di quelle chiavi particolari. Al limite realizzare una lavorazione qui in basso per poter proprio realizzare una sorta di chiave. Davvero molto molto carina. Oppure, come avevo già intenzione di fare, degli orecchini, quindi inserire qui un perno qui in alto e portarli appunto a mo' di orecchino, ma anche come ciondolo è davvero molto molto carino, semplice ma davvero carinissimo. Poi pensavo di inserire qualcosina qui anche in alto, al limite un altro cipollottino. Quindi, visto che sto realizzando insieme a voi questo tutorial, cioè non è nulla di preparato, sto proprio andando a sentimento, sono ripassata anche in questa rocaille qui, poi ripasso all'interno di questo archetto per poter rigirare e andare anche nella perlina rocaille, questa qui parallela, la 11.0. Seguite il filo, se no si ingarbuglia, eccolo qua. Così sono risbucata appunto da questa rocaille qui. Poi mi rinfilo anche, sempre se ci riesco, eccolo qua. Mi rinfilo anche in questa rocaille qui. Mi rinfilo anche in questa rocaille qui. Ed eccomi qua, mi rinfilo anche in queste 2 11.0 e nel cipollotto qui in alto. Mi rinfilo anche in questa rocaille qui. Inserite un cipollotto e vi rinfilate nella rocaille e nel cipollotto che viene subito dopo. Allora, poi vediamo come andare avanti. Quindi ripasso anche in queste 2 rocaille qui, ripasso in questa rocaille qui della lavorazione. Rieccomi, questo è il giorno 2. Ieri ho lasciato il lavoro sul tappetino e sono corsa di là a dare la pappa alla pupa, perché se no succedeva un casino. Quindi niente, sono rimasta a questo punto. Ho pensato un pochettino a cosa realizzare, perché così, volendo, aggiungendo un perno sul retro, viene fuori un orecchino particolare molto carino. Volendo, qui da questo cipollottino qui può passare anche una catenina e quindi può diventare anche un graziosissimo pendente. Ma volendo, quello che ci vedo io è una chiave, come vi dicevo ieri. Qui il lavoro, poi c'è appunto questa parte qui in acciaio, poi qui volevo fare una lavorazione che richiamasse un pochettino una chiave. Solo che il foro, ovviamente, già l'abbiamo utilizzato, già l'ho utilizzato per agganciarlo qui in alto. Quindi stavo pensando a un modo per lavorare nei laterali, anche sul retro, questo tubicino in acciaio, e poi ovviamente realizzare qualcosa qui in basso per andare a collegare il tutto. Quindi io mi ritrovo a fuoriuscire con il filo da questa rocaille qui. Aspettate che avvicino la telecamera e vediamo un po' cosa succede.
cosa esce. Quindi mi ritrovo in questa berlina. Adesso ripasso anche in queste due rocaille, in queste qui. Ho dimenticato di mettere il silenzioso al cellulare. Aspettate, lo faccio prima che arrivano un botto di messaggi, che va a finire poi uno invia e ecco qua, e poi ci sono le risposte. Quindi sono ripassata in questi due, ripasso anche nel cipollotto, ripasso anche in questa rocaille qui e quindi ripasso anche in questa qui, sempre se riesco a ripassare. Aspettate solo nella prima. Ok, in questa qua. E poi ovviamente ripasso in questa rocaille di nuovo il cipollotto. Devo anche aggiungere del nuovo filo, quindi questo lo blocco e ripasso in queste perline qui, in tutte queste perline alle 11.0. Ok, ripasso anche in questo elemento in metallo, in acciaio e anche in queste rocaille qui. Niente, ripasso un pochettino per andare a bloccare il filo, poi la lavorazione vado a farla con un nuovo segmento di filo. Io ovviamente parto sempre con 1 metro di filo per qualsiasi cosa, o per fare l'incastonatore o anche per qualsiasi tipo di lavoro. Poi piano piano durante la lavorazione aggiungo il filo, blocco quello vecchio e poi ne aggiungo dell'altro. Ok, quindi niente, sto ripassando un pochettino la lavorazione, spero si noti qualcosa. Ok, in modo da creare anche una stabilità in questa decorazione esterna. Rieccomi, ho bloccato e tagliato il filo in eccesso e ho aggiunto anche altro filo e mi sono posizionata esattamente in queste rocaille qui che sono in prossimità di questa barretta qui in acciaio. Siccome voglio realizzare una chiavetta, come dicevo prima, ho pensato di realizzare qui, perciò fuoriesco da questa rocaille, realizzare una lavorazione in herringbone da questo lato e anche dall'altro lato e poi collegare queste due lavorazioni in herringbone poste in due lati sul retro in qualche modo, poi questo è da valutare, di collegare appunto questi due segmenti di lavorazione in herringbone per poi agganciare il tutto, cioè questi tre lati, agganciarlo con una piccola lavorazione che verrà posta qui in punta, qui all'estremità di questa barrettina in acciaio, per poter poi formare, diciamo, la parte finale della chiave. Quindi questo è come me lo immagino. Adesso vedremo come svilupparlo. Quindi quello che sicuramente andrò a fare sono le due lavorazioni in herringbone qui nei laterali. Prima di fare queste due lavorazioni in herringbone, pensavo di realizzare la parte questa qui in basso, in modo da vedere quanto alta sarà questa lavorazione per poi poter collegare anche i due laterali fatti in herringbone. Quindi accantono questo lavoro con il filo. Prendo del nuovo filo, ovviamente con l'ago, e stavo pensando di realizzare questa parte qui finale, ovviamente sempre con i cipollottini, rocaille e 15.0 e 11.0. Quindi vado ad inserire sul lago, proviamo, testiamo, un cipollottino. Ovviamente io devo andare a realizzare una lavorazione che ha appunto quattro lati, quindi perché la lavorazione questa qui finale sarà proprio andrà proprio a chiudere, a prendere, cioè sta passando un aereo. Dicevo, la lavorazione questa qui finale andrà proprio ad avvolgere tutto il pendente in acciaio. Quindi un cipollotto, poi inseriamo una 11, di nuovo un cipollotto, di nuovo una 11, di nuovo un cipollotto e di nuovo una 11 e un cipollotto. Faccio questo ovviamente per 4 volte.
quindi ci manca soltanto un'altra 11 e chiudo ovviamente la lavorazione a cerchio. Rieccomi, ho inserito anche sulla barrettina in acciaio il modulino fatto da 4 locaili e 4 cipollottini. Ho bloccato anche i due fili con un altro piccolo nodino e adesso andiamo a lavorare questo piccolo modulo che vedete. Adesso vado a realizzare, questo lo porto qui in basso, vado a realizzare la punta e questa sarà una sorta di coppetta che sarà il finale della nostra chiave. E come vi dicevo prima, poi i laterali qui andrò a collegarli con il rimborno e poi sul retro con qualche lavorazione. Vediamo, proseguo step by step perché sennò mi si inceppa il cervello. Comunque, dicevo, io mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui. Adesso pensavo di inserire 3 rocaille 11.0. Vediamo se vanno bene. Quindi 3 rocaille 11.0, salto il cipollotto e mi rinfilo nella rocaille, questa qui, la 11.0. Solo nella rocaille. Ok. E ovviamente porto le perline qui in alto, così. Questo passaggio vado a farlo per tutti i lati, quindi al momento è questa lavorazione qui. Ok. Adesso voglio chiudere la lavorazione qui in alto. Ripasso in queste due rocaille 11.0. Quindi una 15 e rivado nella 11 centrale del secondo archetto. Di nuovo una 15 e rivado sempre nella 11 centrale dell'archetto che viene subito dopo. Di nuovo una 15 e rivado nella perlina dell'archetto centrale. Di nuovo una 15 e rivado nella 11 e nella 15. Stringo per bene il tutto e questo è il risultato al momento. Adesso io fuoriesco da questa rocaille qui. Mi sono infilata in queste due rocaille, rivado anche in questa rocaille qui centrale e vedo come andare avanti con la lavorazione. Rieccomi, stavo un po' pensando al da farsi. Allora, io fuoriesco da questo cipollotto qui, laterale, inserisco una 11, un cipollotto, una 11, un cipollotto e una 11. Questa è la sequenza. Salto la 11, salto il cipollotto, salto la 11 e mi rinfilo nel cipollotto questo qui, parallelo dall'altro lato. E tiro il filo. E questo è il lavoro al momento. Adesso vado a fare la stessa cosa anche qui davanti, quindi una 11, un cipollotto, una 11, un cipollotto e una 11. Salto una 11, il cipollotto e la 11 e rivado sempre nel cipollotto questo qui di partenza parallelo dall'altro lato e tiro il filo. E fino a qua ci siamo. E quindi al momento è così. Quindi abbiamo i tre da un lato. 1, 3 e 1. Ok, e fino a qua ci siamo. Così mi piace. Ok. Adesso vediamo un po' come andare avanti. Pensavo di inserire l'ago in questa 11. Ok. Vado ad inserire 3 rocaille 11.0. Sì, 3 rocaille 11.0 e rivado nella 11 dell'altro lato e anche del cipollotto. Quindi ripasso in queste perline e tiro bene il filo. Ripasso anche in questa 11, in questo cipollotto qui. Ok, ripasso in questo cipollotto, nella 11 l'altro cipollotto. Poi ripasso in questa 11 nel cipollotto, nell'altra 11 andando verso l'alto, eccomi qua, e poi inserisco altre 3 rocaille 11.0 per fare nuovamente il medesimo passaggio. Quindi ripasso nella 11 nel cipollotto
Ok, e tiro il filo. Vediamo un po' come andare avanti. Al limite posso anche girarlo in questo modo. Girato anche è carino, molto carino. Aspettate che... Vedete? Ho provato a girarlo perché volendo o lo teniamo così o lo teniamo in questo modo, è anche molto carino. Molto carino così, che resta tipo una sorta di cerchio dorato. Allora, lo tengo in questo modo. Ok, quindi, perché poi volendo da questa rocaille qui, dove è questa qui centrale, da questa rocaille posso fare tutta la lavorazione nel rimborno e collegarli appunto ai laterali qui. Quindi io direi di farlo già questo lavoro. Quindi l'altro filo che si trova in questo lato e io da qui ripasso nel cipollotto e nella rocaille 11.0 in questo modo e inserisco due rocaille 11.0 e ritorno di nuovo in questa rocaille qui centrale in modo da fare una lavorazione nel rimborno in questo modo. Vedete? Adesso ho fissato, aspettate, tolgo la chiave perché sennò mi si incastrano i fili. Vedete, in questo modo posso continuare la mia lavorazione del rimbombo. Ripasso in questa perlina andando verso l'alto, ok, e poi posso continuare a lavorare nel rimbombo. Quindi altre due rocaille e ritorno in questa perlina e in questa qui centrale, in queste due, e poi risalgo in queste due rocaille 11.0. E a questo punto altre due rocaille e ritorno soltanto in una rocaille in basso e poi risalgo di due. Continuo sempre che due rocaille, scendo in una perlina, le aggiusto, ok, e risalgo di due. Quindi risalgo in questa e in quest'altra. Quindi questa è la lavorazione appunto ad herringbone. Ovviamente continuo realizzando la lunghezza desiderata per creare appunto la fascetta qui laterale per la chiave. Rieccomi, ho realizzato esattamente 15 file ad herringbone. Già ho realizzato questa parte qui, vedete questo laterale. Già l'ho completato e anche collegato i due laterali. Adesso qui ho realizzato, come dicevo prima, 15 file lavorate ad herringbone e adesso vi mostro come si collega. È semplicissimo perché basta ripassare in queste perline. Ovviamente io fuoriesco da questa e rientro nella perlina, quella lì posta sul retro, in questa qui. Aspettate che provo a zoomare. Ecco qui. Ripasso in questa. E tiro bene ovviamente la lavorazione. Tirando bene, riscendo in questa qui parallela, questa perlina qui, tiro sempre per bene il filo, mi raccomando, questi passaggi devono essere belli tirati. E poi ovviamente riscendo in due perline della lavorazione ad herringbone per poi risalire in queste perline qui parallele. Per andare a stringere questo passaggio, quindi risalgo anche in questa perlina qui, e stringo per bene il filo. Ovviamente bisogna stringere per bene e ripassare in queste perline. Volendo possiamo ripassare anche nella lavorazione qui in basso per stringere e compattare il nostro lavoro in modo che queste due lavorazioni ad herringbone vanno belle aderenti al pendente in acciaio centrale. Poi, come vi dicevo prima, sul retro voglio collegarle e voglio in qualche modo collegarle sul retro in modo da avere maggiore stabilità della chiave e lasciarla così scoperta sul davanti in modo da
da far vedere che c'è quest'anima appunto in acciaio. E poi pensavo anche di ampliare un pochettino la lavorazione qui in alto, al limite aggiungendo dei cipollottini in questo punto. Adesso sto un po' pensando a come continuare la lavorazione, tipo aggiungendo dei cipollottini in questi punti. E poi pensavo di creare un piccolo modulino qui, al limite solo con le rocaille 11.0 oro in questo punto, in modo da creare la chiavetta. Al momento vado a ripassare in queste perline per stringere per bene la lavorazione in questo punto e poi andiamo avanti. Questo è il risultato una volta collegato i due laterali ad herringbone. Adesso, come vedete, fuoriesco esattamente da questo cipollottino qui, perché ho collegato queste perline, poi sono ripassata in queste rocaille 11.0 poste sul retro e anche nel cipollottino. Adesso vado ad inserire un cipollottino e mi rinfilo nel cipollotto che viene subito dopo e anche nella rocaille 11.0 e tiro bene il filo. A questo punto vado ad inserire in questo punto qui due rocaille 11.0 e rivado nella rocaille nel cipollotto, tiro bene il filo e poi rivado di nuovo nella rocaille nel cipollotto e nella rocaille e di nuovo nel cipollotto, ripercorro tutte queste perline qui in alto, mi infilo anche nella rocaille e vado a ripetere nuovamente questi due passaggi, quindi due rocaille e rivado nella rocaille e nel cipollotto e poi a questo punto vado ad inserire un cipollotto, quindi un cipollotto e rivado nel cipollotto e nella rocaille e tiro bene il filo. Ok, e questo è al momento il risultato, molto carino. Ok, una volta inserito rocaille e cipollotto mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui, quindi giro la lavorazione, eccomi qua, e ripasso in tutte queste perline 11.0. Allora, dicevo, sono ripassata in queste perline e anche nel pendente in acciaio e anche in questa perlina. Nel frattempo Nina si è svegliata e ripasso anche, aspettate che poi lascio il lavoro qua su e devo dare la pappannina. Ripasso anche in queste perline qui, in queste. Ok, niente, ci sentiamo tra poco. Ripasso anche nel cipollotto, fuoriesco appunto da questo cipollotto qui e rientro anche in quest'altro, quindi niente, a tra poco. Rieccomi. Allora, io fuoriesco da questo cipollotto, inserite 4 rocaille 15.0 ed eccole qua e rientriamo in questa rocaille 15.0 qui del primo giro dell'incastonatura, in questa qui, e tiro ovviamente il filo. Adesso rientro in una rocaille 15.0 di quest'archetto, eccolo qua, in questo modo vedete, fuoriesco da questa e inserite 3 rocaille 15.0, quindi 3 rocaille 15.0 e rientrate nel cipollotto, questo centrale, in questo modo. E questo è il risultato. Ovviamente adesso ripercorro tutte le perline per andare a fare il medesimo passaggio anche all'altro cipollotto. Rieccomi, questo è il risultato. Ho completato anche l'altra decorazione al cipollotto. Adesso questo qui è il risultato e vado a decorare il retro della chiave. Il mio filo fuoriesce esattamente dal primo rigo realizzato appunto in herringbone, questo qui appunto in alto, il primo dei 15 che ho realizzato. Fuoriesco appunto da questa, inserite 3 rocaille 15.0 ed eccole qua e rientrate esattamente, io fuoriesco da questa, rivado nella terza perlina dall'altra parte,
tenendo conto che questa è sempre il primo rigo, questo è il secondo, io mi rinfilo nel terzo rigo realizzato ad el rimbon dell'altro lato e tiro il filo. Ed ecco qua che le perline si sono posizionate. Adesso nuovamente 3 rocaille 15-0 ed eccoli qui. Io ovviamente sono rientrata nel terzo rigo, vedete questo è il primo, il secondo e il terzo. Adesso questa terza perlina parallela all'altra è quella lì corrispondente. Io salto il quarto rigo e mi rinfilo nel quinto rigo dell'altro lato, in questa. Quindi sempre il solito discorso, io mi ritrovo in questo rigo. Questa è la perlina parallela da dove fuoriesce il mio filo, salto questa e rientro in questa che viene subito dopo, ovviamente inserendo sempre le 3 rocaille 15-0. Quindi nuovamente questa è la perlina parallela, salto questa e mi rinfilo in questa perlina qui. In questo modo. Ovviamente vado avanti con questa lavorazione fino alla fine. Questo è il risultato. Come vedete, ho realizzato questa decorazione a zig zag. Adesso fuoriesco esattamente da questa ultima perlina, questa qui in ultimo in basso, inserite altre 3 rocaille 15-0 e rientrate nell'altra perlina parallela dell'altro lato. Vedete? In questo modo ho posizionato appunto queste 3 rocaille qui in basso. Adesso ripasso con l'ago in tutte queste perline, tutte quante. Fuoriesco da questa prima perlina, questa qui, inserite altre 3 rocaille 15-0 e rientrate nella perlina parallela, cioè questa che vi sto indicando con l'ago. E poi abbiamo appunto completato la decorazione sul retro della nostra chiave. Quindi faccio questo passaggio e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, ho aggiunto le 3 rocaille 15-0 in questo punto, poi sono ripassata all'interno della lavorazione per risbucare esattamente da questa rocaille 11-0 qui accanto al cipollottino, questo qui centrale. E questo è il lavoro al momento. Adesso voglio realizzare il cappietto, ovviamente che ospiterà appunto l'anellino per poi aggiungere una collanina. Per realizzare un pendente, inseriamo esattamente 3 rocaille 15-0, una 11 e 3 rocaille 15-0 e rientro nella 11, quella centrale, andando in direzione opposta e anche nelle altre che vengono subito dopo. E poi rientro ovviamente in questa perlina andando in questa direzione. Ed eccoci qua. Niente ragazzi, questo al momento è il lavoro. Un po' di oscillazione qui c'è, però tenete conto che la parte retro è bella bloccata e rigida, quindi è normale che qui oscilli un pochino. Potrei aggiungere delle perline qui, in modo da non avere questa piccola oscillazione, che a me sinceramente non dà noia. Questo è il risultato al momento. Adesso questo filo qui in alto dove ho creato il cappietto, ripasso ovviamente in queste perline per bloccarlo e tagliarlo. Rieccomi, è trascorsa esattamente una settimana dall'ultima registrazione. Questo tutorial sembra infinito, sembra tipo una sorta di soap opera a puntate che dura un'eternità. Comunque. Alla fine cosa ho deciso? Ho deciso di non apportare nessuna modifica sulla parte qui finale, perché nei giorni scorsi ho provato a fare delle modifiche, ma sinceramente non mi convincevano affatto. Avevo provato ad aggiungere un cubetto al Cubic Row qui in basso e non mi convinceva, sia con le 11 che con le 15.0. Ho provato a aggiungere qualche lavorazione qui nella laterale, ma non mi convinceva affatto e quindi dopo monta e rismonta, alla fine ho deciso di lasciarlo così perché mi soddisfa appieno. Volevo aggiungere qualcosina in più per renderla ancora più particolare, ma alla fine reputo che così sia carinissima. E quindi l'unica modifica che ho apportato alla chiave è questa qui. Aspettate che zoom così ve la spiego a voce, questa piccola modifica che ho effettuato. Alla fine ho deciso di bloccare questa parte qui in modo da non far più oscillare questo pendente qui in acciaio e rendere ancora il tutto più stabile. Avevo deciso di non farlo, ma poi ho
ho cambiato idea. Quindi sono fuoriuscita esattamente da questa rocaille Q150 laterale della lavorazione ad Herringbone. Ho infilato tre rocaille 150, cioè queste qui che vi sto indicando con l'ago, e sono rientrata nella perlina parallela 110, sempre della lavorazione ad Herringbone dell'altro lato. Mi sono infilata in questa e poi ovviamente ho aggiunto altre 3 rocaille 150 e mi sono infilata nella rocaille 110 di partenza. L'unica modifica è stata questa qui, infatti già con questi due passaggi la lavorazione è bella compatta e non oscilla più. E quindi sono soddisfatta del risultato così com'è. Adesso vado a ripassare ovviamente con l'ago e con il fino all'interno della lavorazione per bloccare e tagliare il filo in eccesso. Rieccomi, questo è il risultato. Ho pensato di chiamarla la chiave della felicità. Cosa ne pensate come nome? È appropriato? Io la trovo davvero molto molto carina, anche se i passaggi sono davvero semplicissimi. Scusatemi se questo tutorial è stato lunghissimo, sembra tipo una puntata di Beautiful, diverse puntate di Beautiful. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao, ciao a tutte!